Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Poetando. Oggi siamo in compagnia di Giampaolo Mastropasqua, che nasce a Bari nel 79, medico, psichiatra e maestro di musica e poeta. Buonasera, è piacere di averti con noi, Giampaolo. Come stai? Buonasera, buonasera Luisa, buonasera a voi di Poetando, grazie, sono davvero felice di essere qui con voi in poesia, ovviamente specie in questo periodo pandemico. Io ahimè non ho mai smesso di lavorare, anche perché sono stato diciamo sul fronte in quanto medico psichiatra, quindi prima nel reparto sperimentale del carcere e poi in emergenza psichiatrica in un ospedale Covid. Grazie di esistere. Cioè, ho fatto il vaccino, va tutto bene, assicurato. La poesia e la musica in questo possono aiutare. Per me Sicuramente. sono state delle istanze che rappresentano un po' i pilastri della mia casa dell'essere. Un po' mi rifaccio all'origine mitica. Originariamente si attribuisce la psichiatria, o comunque i primi psichiatri siano stati gli argonauti che curavano con la poesia, la musica, la danza, oltre che con le erbe officinali, gli umori alterati, e da qui Asclepio, ma anche Ercole, il suo maestro centauro Chirone. È un po' nell'origine mitica, insomma, della stessa poesia. Sei vincitore di vari premi nazionali e internazionali per la poesia edita ed inedita e sei uno dei sette poeti contemporanei italiani protagonisti del film documentario dalla regia di Donatella Baglivo, dal titolo Il futuro in una poesia, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2017. Cosa significa aggiudicarsi un premio di poesia? O avere una raccolta poetica che vinca così spesso come ti succede, e poi finire in un film sul futuro della poesia. Ricordiamo che insieme a te c'erano Maria Grazia Calandrone, Anna Maria Farabi, Antonietta Carrabs, Giancarlo Pontigia, Luciano Monti e Massimo Morasso. Beh, in effetti, Luisa, i premi sono per me non una meta, ma ecco, un viaggio, un po' come la poesia stessa, come un po' ogni mio libro, nel senso che sono delle modalità per entrare in dialogo con altri, con delle anime affini e forse con dei compagni di viaggio, in una maniera un po' più profonda. Il confrontarsi è fondamentale. E quindi in questo poi vivere un'esperienza, quale è stato il futuro in una poesia registrato a Villa Pavarotti, della regista appunto Donatella Baglivo, che è straordinaria e anche meritevole di aver fatto conoscere e diffondere in Italia niente poco di meno che Andrei Tarkovsky. Voglio dire, è stata un'esperienza fondamentale e unica, anche come collateralità, come collettività nella poesia. Già solo il pensare il presente e il futuro, quindi un futuro possibile, dei progetti di bellezza comuni, poi con dei poeti appunto del calibro appunto della Calandrone, della Farabi, che io avevo, e di Morasso in particolare, io le avevo già conosciuti. La Farabi la conosco dal 2004, da quando scappai dalla Puglia e andai al Festival di Poesia di Montilio Monferrato con i fogli tra le tasche, appunto a ricercare la poesia. Sicuramente sono quei momenti, come dire, quasi magici in cui ci si incontra e ci si trova in uno stato particolare. Forse il poeta è colui che si trova in uno stato particolare delle cose, anche a livello di percezioni, di intuizioni, e in qualche maniera cerca con i propri strumenti di tradurli per entrare in risonanza con l'altro. Arriviamo alla tua poesia, che definiamo polifonica, in presenza quindi di un controcanto, un lui e un lei, un maschile e un femminile.
L'ultima raccolta in ordine di tempo è del 2019 e porta il titolo di Ologramma in La minore, accordatura orchestrale 432 Hz. Sì, ho esatto. Detto tutto? Allora, diciamo, Ologramma in La minore è un po' il culmine e l'azzardo più estremo di tutta una poetica che è iniziata nel 2005 con Silenzio con variazioni, che quindi cerca di indagare la dimensione della parola attraverso una potenza musicale e attraverso il silenzio, che però è un silenzio in musica, quindi un silenzio significante che si trasforma in parola. Poi questa accezione musicale ha seguito tutti i miei libri, da Andante dei frammenti perduti, che invece è un modello essenziale ridotto all'osso, un libro senza titoli, senza indice, senza numeri di pagina, proprio l'essenziale che mima un'onda sonora e marina è dedicata a Rimbaud. L'ho scritto in un solo giorno, ma l'ho capito in 5 anni. Ecco. E poi Partita per silenzio orchestra e Viaggio salvatico, che è una sorta di poema sinfonico che si ispira alla Sinfonia fantastica di Berlioz, che è, diciamo, il lavoro più consistente di tutta una vita. Si giunge quindi all'Ologramma, che è l'azzardo di cercare di improntare in un microcosmo, che può essere un libro, il macrocosmo, a 432 Hz, perché si dice che appunto è l'essenza aurea curativa a cui la musica adesso è 440 Hz, 432 era una sorta di ascolto originario in grado anche di avere delle altre proprietà. E appunto, secondo Kemeny, nella nota parla di poesia tridimensionale, verbo, voco, visuali, proprio perché da 12 testi originari diventano 24, 48, creando nelle figure, addirittura si azzarda un frammento di DNA basato su delle basi che sono io, tu, io, Dio, qui, lì, e quindi è un modello essenziale. Ti proporrei Tu soffi limpida e io vivo sepolta, se sei d'accordo. Sì, che poi è la stessa letta in un verso e nell'altro, perché si va da 11 a 11 sillabe, da 1 a 11 sillabe e viceversa. Tu soffi limpida sulla fronte occipitale del padre silenzio, come la fuga antica che ritornava infanzia, frantumandoci come pioggia nella calda oralità promiscua della prima lingua di luce attinta, come il fuoco che chiamammo amore tra questi monti lattescenti, con cui difendemmo il rito per la danza sottile dove muore l'uomo e nasce l'altro, in pianure sepolta, vivo, io vivo, sepolta, in pianure, e nasce l'altro dove muore l'uomo per la danza sottile con cui difendemmo il rito tra questi monti lattescenti, come il fuoco che chiamammo amore della prima lingua di luce attinta nella calda oralità promiscua, frantumandoci come pioggia che ritornava infanzia, come la fuga antica del padre silenzio occipitale sulla fronte limpida soffi tu. Meraviglioso. Veramente meraviglioso, complimenti. Grazie, e questo sarebbe una sorta di dialogo tra il poeta e la poesia, ma anche un viaggio all'interno dell'inferno della contemporaneità attraverso il mito di Orfeo ed Euridice. Quindi c'è questo maschile e femminile che si rincorrono in tutto il libro. E a proposito di contaminazioni, sì, ho visto in esergo che tu citi il mio amatissimo Dylan Thomas, e so che hai tradotto tu la sua poesia, naturalmente scritta in inglese, tu la traduci e la metti in esergo al tuo ultimo libro di poesie. Ce la vuoi leggere?
Allora, io mi sono appunto ispirato proprio al bardo dal cuore spezzato, come lo definisce Kennedy, che è Dylan Thomas, che ho sempre amato, e ho amato in particolare Vision Empire, e quindi mi ha ispirato l'ologramma, solo che appunto ho tentato l'azzardo delle configurazioni che poi si inglobassero e che fossero anche leggibili in doppio senso. Leggo appunto il testo di Dylan Thomas, appunto tradotto. Chi sei tu che nasci nella stanza accanto alla mia con tanto clamore che io posso udire l'aprirsi del ventre e il buio trascorrere sopra lo spirito e il tonfo del figlio dietro il muro sottile come un osso di scricciolo, nella stanza sanguinante della nascita, ignoto al bruciare e al girare del tempo e all'impronta del cuore dell'uomo, nessun battesimo si curva, ma il buio solamente a benedire il barbaro vivo. Grazie, questo è un omaggio stupendo. Vorrei chiudere qui per lasciare i nostri telespettatori con la voglia di andare a riscoprire anche Dylan Thomas, la voglia di aprire e leggere uno dei tuoi bellissimi libri che vediamo anche in sovraimpressione in questo momento, perché è un'esperienza del suono, della vista e poi anche dell'anima. Quindi grazie. Grazie Luisa, grazie a Dostoevskij, alla bellezza che salverà il mondo e alla rivoluzione come circonnavigazione dell'anima in risonanza e in poesia. Ciao. Grazie, ciao, ciao, a presto e alla prossima puntata di Poetando. Buona serata.